Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. No, Oggi la ricetta è come si preparano un arancio e un limone. Come si sbuciano? quelli sono a bagno con la mucchina per disinfettarli No. Ah, dai non è trattamenti come si pesticidi e sbuccia. cavoli vari che ci mettono intorno alla Non era come buccia. si sbuccia il limone e Ninni, l'arancio. Nini. ninni, ninni. Allora, a parte gli scherzi, questa Qui non mattina scherza faccio. nessuno. Purtroppo no, infatti, che tristezza. Dicevo, abbiamo in preparazione il lievitino per fare la colomba. Piccolo, Il piccolo. Allora, per fare il lievitino abbiamo bisogno di 100 g di farina manitoba. Poi abbiamo bisogno di 60 g di latte tiepido che io ho già scaldato. Controlla, eh. Che se no il lievito, bravissimo. E poi abbiamo bisogno di 15 grammi di lievito fresco che andrò a sbriciolare dentro il latte tiepido, in maniera che così si scioglie meglio. Un attimino, perché con il lievitino ci vuole il cucchiaino. cucchiaino. Mannaggia, dovrò andare a fare un corso di dizione. Sì. Faccio insegnare da mio figlio. Ce l'ho in casa. Allora, adesso che il lievito è ben sciolto, ci metto 2 cucchiaini di miele. A tavola consiglia, più fa rumore, più abbassa la voce. A tavola consiglio, abbassa la voce perché so, alle 7 di mattina gli altri Ho dormono. capito, però se fai così non mi alza la voce, sennò Guarda oggi, Madonna santa. ambe. 2 cucchiaini di miele. L'ho detto prima io. L'ho detto pure io. Ma quello tu l'avrei scritto dopo, quindi non c'entra niente. Qualcuno penserà che siamo deficienti, Ma eh? un po' hanno ragione, soprattutto per te. Allora, abbiamo quindi, ripeto, 60 grammi di latte, poi abbiamo 15 grammi di lievito fresco e 2 cucchiaini di miele. È un miele particolare, Io ho questo miele qua, perché quello del Nepal millefiori. so che è molto Oh buono. Signore Dio, guarda. Allora, lo metto dentro la farina. A un pelo alla volta. Non ce la posso fare stamattina. Cioè, calcolate che io ho dormito sì e no 3 ore, Non potete dormire di più. eh? E certo, e le pizze si facevano da sole, Sì. eh? Ma non fai io dove le controllava. Sì. Abbiamo dovuto chiuderle nel forno perché sennò Manfredo le controllava da Ho molto messo anche un vicino. mosquito. Ok, tolgo la fede. Le mani sono pulite e disinfettate. Presidente, questo lievitino Sì, a che cosa al quale serve? aggiungiamo un pochino di farina perché è un pochino troppo appiccicoso, così. Questo serve per fare, questo è praticamente il primo impasto per fare la colomba. Ora, come vedrai successivamente, lieviterà in maniera esponenziale, Abnorme. abnorme. E lì capiremo che si può fare. Signore mio, vabbè, oggi è così. Sei da tavolo. E basta, che ci prendono veramente per stupidi. Allora, detto ciò, e va bene, e non ci si può fare però così. Dicevo, detto ciò, il panetto è pronto. Adesso lo mettiamo coperto dalla pellicola in forno preriscaldato e spento per circa 2 ore. Voi non la vedete, ma lei gesticola in una maniera come se desse indicazioni stradali. Oh, siamo italiani, è normale, eh? Come quando si incontra uno straniero e gli dice qualcosa, alza la voce perché lo straniero è sordo. Oppure quando sillabi l'italiano, no? Perché non è...
Vabbè. Comincio a io andare di là. Ah, pure tu sei straniero, ti dico. Basta. Sì. Allora, parliamo seri, perché queste sono cose serie. Mo te do un pentolino in testa. Vai. Allora, il lievitino è pronto. Adesso io lo copro con la pellicola. Mannaggia Andrea. Se no prende freddo il lievitino. E certo. Quasi finita, eh? Che sono state fa dolci e impasti questa. È un attimo proprio. Se ne va come l'acqua. Ce la posso fare? Sì. Ce la farò. Ecco qui. Un giorno vi farò un video in cui riprenderò anche lei e vedrete. In forno preriscaldato e spento per circa 2 ore. A dopo. A dopo. Eccoci qua. Ho tolto il lievitino dal forno. È stato 1 ora e mezza. 1 ora e 3 quarti per l'esattezza. Come vedete è cresciuto molto bene. Adesso tolgo la fede e abbiamo il primo impasto, perché questo era il lievitino e adesso c'è il primo impasto. Sono 400 g di farina manitoba, 110 ml di latte a temperatura ambiente, 2 uova intere, 100 g di burro, 200 g di zucchero e mezzo cucchiaino di sale. Va bene? Mezzo cucchiaino da caffè raso, mi raccomando, non mi mettete una quantità abnorme, perché sennò poi vi viene la colomba salata, insomma, mi sembra il caso. Allora, adesso vi faccio vedere il procedimento. Mettiamo il lievitino, che appiccica, vedete come è ben lievitato il lievitino, dentro alla ciotola della planetaria. Ecco qui. Cerco di prenderlo tutto. Sarà impossibile, ma così. Poi mettiamo lo zucchero, metto tutti gli ingredienti, il latte, così, e poi le uova le andrò ad aggiungere una volta mandato avanti l'impasto, uno alla volta, e alla fine i fiocchetti, i pezzetti di burro, che vedete io già ho fatto a pezzettini. E il sale? Il sale all'ultimo, proprio all'ultimo, va bene? Poi lo rimettiamo a lievitare per 3-4 ore dentro al forno spento preriscaldato. Quindi ci vediamo tra un po' alla planetaria. Allora, ho mandato avanti la planetaria, aumento di una velocità. Adesso uno alla volta inserirò le uova. Farò in modo che vengano assorbite abbastanza bene. Ok, ho messo anche il secondo. Adesso andrò a mettere i fiocchetti di burro. A temperatura ambiente, mi raccomando, non devono essere né freddi né troppo sciolti. Vedete come sta incordando bene l'impasto? Una volta messi tutti i fiocchetti di burro, lasciamo che l'impasto insomma, ecco, venga impastato, giustamente l'impasto, per 4-5 minuti. Ora metto il sale. Mi raccomando, la quantità di un pizzico abbondante, non di più. Ora lo lasciamo impastare e ci vediamo dopo, quando il burro sarà tutto completamente assorbito. Allora, questo è l'impasto, il primo impasto ottenuto. Adesso lo metto sul piano di lavoro. Come vedete, ho già preparato la farina e quindi ci rivediamo dopo, quando l'ho impastato un pochino. Va bene? A fra poco. Allora, ho messo l'impasto sul piano di lavoro, come vi avevo detto, con un altro po' di farina. Come vedete non è più appiccicoso come era prima,
E ora facciamo le pieghe, sempre che servono per sfogliare un pochino l'impasto. Intanto il gatto stamattina ha deciso che deve fare così, e ora che facciamo questa bella pallettina così tonda tonda, la rimettiamo nella planetaria, voilà, a lievitare per circa 4-5 ore. Deve raggiungere veramente più del doppio del volume. Va bene? Ci vediamo dopo. Eccolo qui, l'impasto è pronto. L'ho rimpastato qualche minuto sul tavolo senza farina, senza niente, e adesso l'ho rimesso dentro la ciotola della planetaria con un pochino di plastica intorno, di cellophane, pellicola, chiamatela come volete. Adesso andrà nel forno preriscaldato e spento per circa un paio d'ore a lievitare. Ci vediamo dopo. Eccoci per la colomba, stiamo al secondo impasto. Sono passate ore infinite, tipo 6. E adesso lo togliamo dalla ciotola e lo mettiamo di nuovo nella ciotola della planetaria. Da ciotola a ciotola. Quante ne vengono di colombe con tutto questo? Due. Allora, adesso mettiamo la farina, 250 grammi di farina Manitoba, e andiamo in planetaria. Ci vediamo lì. Allora, ho messo il primo impasto insieme al 250 grammi di farina Manitoba, e ora un nuovo alla volta lo aggiungerò all'impasto stesso. Aumento di una velocità, inserisco l'altro uovo, e non appena si è amalgamato abbastanza bene da non risultare slegato, andrò ad inserire dei pezzettini di burro ammorbidito, vedete come morbido, temperatura ambiente. Sono 150 grammi di burro, mi raccomando, usate quello buono, d'altronde la colomba si fa una volta l'anno, no? Quindi usiamo gli ingredienti buoni, per favore, consiglio mio, poi fate come volete. Adesso aspettiamo che il burro viene completamente amalgamato. Dimenticavo che nel frattempo io ho messo la buccia grattugiata di un'arancia e di un limone, quindi lasciamo che l'impasto vada avanti fino a che il burro non sarà completamente assorbito, e ci rivediamo in passo ottenuto. Allora, fin tanto che, scusate, è arrivato l'assistente cuoco, dicevo, fin tanto che l'impasto sta amalgamandosi con il burro, insomma, che viene assorbito, deve essere assorbito bene e completamente, noi facciamo l'impasto di canditi. Io metto una confezione di canditi misti e una di cedro candito. Ecco, anche sul tavolo lo mettiamo perché giustamente è meglio così. Poi metto 2 cucchiai di zucchero, e vado a frullare fino a che non diventi una pasta leggermente grumosa. A dopo. Allora, adesso che l'impasto è praticamente pronto, aggiungiamo la pasta di canditi e zucchero.
ne lascio un po', scusate faccio rumore, ma ecco, ne lascio un pochini, questi pochini, pochini da mettere poi successivamente insieme alle mandorle tritate e lo zucchero a velo sopra alla colomba. Ok, adesso rimpasto per un paio di minuti, dopodiché procederò a metterli in lievitazione negli stampi. Allora, questo è l'impasto, scusate il rumore, adesso io faccio le pieghe, ed è morbido ma non appiccica. Attiviamo il lievito e io mi sfogo, tra l'altro. Allora, facciamo un taglio in questo modo. Prendiamo una parte. Questi sono gli stampi che non hanno bisogno di essere oleati o quant'altro. Facciamo una specie di piccolo rettangolo. E adesso lo mettiamo in questo modo. Nel frattempo i rumori che sentite è l'altra parte del tavolo, c'è mio figlio che sta facendo la pasta frolla per le pastiere. Questo è il piccolo rettangolo? Sì. Queste colombe saranno tutte e due uguali? Queste colombe saranno tutte e due uguali. Per forza, se no non viene primavera. Anche perché una colomba non fa primavera. Ecco qua. Ecco. Detto questo, a posto. Possiamo... Grazie, arrivederci. A posto. No, saranno tutte e due uguali perché la base di impasto è la stessa, ma una la faremo cioccolato bianco e pistacchio con ripieno di crema al pistacchio. Non mi veniva. Il pistacchio a volte è più di... Eh sì, tanto le tiro di qua di là. Ecco il rettangolo. Il rettangolo l'ho fatto prima, poi l'ho arrotolato il rettangolo. Pazienza, mamma mia. Qui abbiamo in contemporanea più ricette. Esatto. E per fortuna che la pizza di formaggio e la pizza dolce le abbiamo già fatte. Esatto. E le potete andare a vedere sul nostro canale. Ecco, sulle sveglie. E certo, per i vari impasti che stiamo facendo. Ecco qua. Le colombe sono pronte. Ah, si mangiano così? Sì. E adesso le lasciamo, in lievitazione per un'altra ora e mezza. Quindi ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao. Allora, sono lievitate evidentemente. E ora io qui ho fatto la glassa da metterci sopra, che ho messo dentro al sac à poche. La glassa la metto solo su una colomba, perché su quell'altra... ma questa è un'altra storia. no, scherzo. La voglio ricoprire col cioccolato bianco e la granella di pistacchio. E dentro ci metterò la crema di pistacchio. Va bene? Allora, dicevo, ho messo 50 grammi d'albume, 50 grammi di farina di mandorle, 50 grammi di zucchero a velo e la pasta di canditi che vi ho fatto vedere prima, che ho inserito dentro alle colombe. Ok? Cioè, come hai messo in una ciotola tutto quanto? Ho messo in una ciotola tutto quanto, ho mescolato e poi ho messo tutto dentro. Perfetto. Il sac à poche. Ora lo metterò
sulla colomba in questo modo. Così, guardava come esatto, viene. No, no, beh. Ah, ha un senso? Ha un senso. Ah, ok. Ma sì, deve essere ricoperta. Cioè, non voglio fare come le colombe che si vendono, che hanno niente di glassa sopra. A noi ci piace la glassa, ci piace vederla. È pieno al massimo sì, di qualunque cosa. Sì, e poi non c'è cosa, niente, esatto. E poi dentro sono vuote. Esattamente. Visto che comunque ce l'hanno ordinata e giustamente facciamo le cose fatte bene, no? Certo, allora, ci mancherebbe. Fatto questo, mettiamo, no, la fecola di patate, scusate, ho sbagliato stato. E vabbè. Aceto. Voi dovete vedere che cosa ho io qui sul tavolo per rendervi conto. Del... sì, ma non c'è quello che cerchi però. No, infatti non c'è quello che cerco. Comunque, i granelli di zucchero, che io ora troverò, giuro. Li abbiamo licenziati, i granelli di zucchero. Trovati. Ah. Questi qua. Ok? Non male che ha messo il dito sulla marca. Ma quale? Dai, insomma, si sa che qual è la marca, è la più famosa. Sì. Facciamo questo. Facciamo cadere anche in terra. Esatto, ma è logico, perché insomma se non vanno in terra dopo... Erano troppi. Vuoi mettere? Ancora in terra perché giustamente... Qualcuno mettilo sopra la colomba. Divertente. Ok, e adesso mettiamo le mandorle, cioè, senza spingere troppo, come faccio io, perché se no smontate la colomba, tanto comunque rimarranno incastrate nella glassa, quindi ne abbiamo messa qualcuna. A te non piacciono le mandorle sopra, sì, alla sì, colomba? È l'unica cosa che mi piace. E allora vedi che viene il mio discorso a posto. Adesso le mettiamo in forno a 180 gradi con un pentolino di acciaio, ovviamente, con dell'acqua dentro. Nel senso, lo mettiamo nel fondo del forno, questo pentolino con dell'acqua, in maniera se, che fa il vapore. Se vuoi descrivere la cosa, metti le mani più avanti. Pentolino dell'acqua. Lo mettiamo nel forno, mettiamo a 180 gradi, mettiamo le colombe, forno statico, per circa 25 minuti. Dopodiché abbassiamo a 165 gradi e cuociamo per altri 20 minuti. Va bene? Ci vediamo a colombe fatte. Ciao! Questa è la colomba che avevo fatto ieri, ecco qui, e invece, bella, già sì, e invece di metterci la granella eccetera eccetera, l'ho lasciata così bianca naturale. Ora, c'è un motivo per il quale è meno alta dell'altra, che ora vi faccio vedere. Di questa qua, ora la tolgo dalla bustina, abbiate pazienza. Ce la posso fare? Sì, sì, tanto sì, sì, ce la posso fare. No, ce la posso fare. Ecco qua. Vedete questa quant'è più alta? Perché questa qua ho messo un pochino più di impasto proprio per farla fuoriuscire dallo stampo, no? Invece quella mi serve più bassa, perché sennò il cioccolato fuoriusciva tutto quanto fuori e andava perso. In quel modo rimane tutto lì, caruccio caruccio. Allora, detto ciò, questa adesso la togliamo un attimo.
poi dopo la rincarterò. E riportiamo la colomba bianca. È volata di nuovo fino qui. Flap, flap, vabbè, ok. Vabbè. Okay. Grazie, è stato sì. Un piacere. Ora io prendo un cucchiaino da tè. Gli ingredienti abbiamo qui. Abbiamo la crema di pistacchio. Questo ovviamente non l'ho fatta io, l'ho comprata. Eccola qui. Abbiamo della granella di pistacchio, questa l'abbiamo fatta noi, I pistacchi li abbiamo comprati, sgusciati. Li abbiamo coltivati tutto l'inverno. No, assolutamente. Meno male che la Pasqua è alta, così almeno sono cresciuti nel nostro orto. Ma che cavolo dici? Vabbè, comunque dicevamo. E adesso metto la crema al pistacchio dentro a un sac à poche con... Un attimo, vi faccio vedere la bocchetta quale deve essere. Questa qua, con il buco tondo, semplice. Metto così il sac à poche in maniera da non sporcarlo troppo intorno. Questa è la drittata di mia figlia. Brava. Brava. Brava mamma, brava. Ok. Andiamo a bucare i punti dove io voglio mettere la crema al pistacchio, perché ovviamente, praticamente sì. Ecco. Cerchiamo di farla bella condita, magari non come quelle che si trovano in giro, Sì, madonna, quelle... Quelle che tu sul cartone vedi che ci sta l'ira di Dio. E invece non c'è. Allora, su ogni buchino facciamo un po' di forzatura. E lo facciamo più grande. E lo facciamo un po' più grande. Come se avessimo capovolto la bacchetta. No, non mi andava di capovolgerla la bacchetta. Questa è una bacchetta magica. Sì. Magari. Non l'avremmo usata per questo. No, magari. Ecco qua. Io ne volevo uno qui. No, là no. Lì no. Adesso prendo il sac à poche, ecco, e la buttiamo e la colo tutta quanta dentro. Come se avessimo rovesciato. Non c'è problema se si sporca, Tanto comunque dopo mettiamo lo deve fare. Il cioccolato bianco e quindi copriamo le magagne. Io ho avuto la fortuna di assaggiare prima il pistacchio perché mi ho detto, e se dovesse essere andato male? Infatti ha pianto, Ed era... Ha pianto. Era proprio disperato, sì. Di questa cosa. Era veramente buono. Oh, come vedete io non sono una pasticcera, Mi cimento. Ma assolutamente non lo sono. Questa è per noi o anche questa la dobbiamo... No, questa è per noi. Sì, per noi. Ma insomma, con quel ditino. Quale? Quello che ho visto adesso. No, non ho visto nessuno. Sì, l'ho visto io. Come testimone. L'ho visto io. Ecco qua. L'abbiamo farcita. L'abbiamo farcita. Ora prendo il cioccolato bianco e lo metto sopra. Dopo va rimessa in forno un'altra volta? Ma assolutamente no. Dopo va
messa a raffreddare e poi rimessa dentro alla busta. Tanto perché deve arrivare per forza la Pasqua. Sì. Sì. Ecco, vedete perché vi ho detto prima che l'ho fatta un pochino più bassa. Questo è il motivo per mettere tutto il cioccolato bianco che voglio mettere. E del pistacchio che è uscito fuori non ce ne frega più niente perché è Esatto. stato sommerso. Non si vede. Ho detto sommerso come un noto cuoco, chef. Che bella. Il fuoco straborda. Fa niente. Mamma mia, mi ha fatto le dita apposta per prendere. Fossero tutte così le colombe del supermercato. No, vabbè, ma Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, alla nostra pagina Facebook A Tavola con Silvia e al nostro gruppo di Facebook Tutti a Tavola con Silvia. La e adesso mettiamo granella, la granella. perché non bastava. Non era troppo poco golosa, era troppo poco Sì. golosa. Quindi adesso la rendiamo ancora più golosa. Il tavolo si sporca, ma non fa niente. Ma che ci Dopo frega, puliamo ma che ci tutto importa? e via. Dovremmo farla più spesso la colomba. Sì, eh? Fatto in questo modo Sì, però. certo. Vabbè. Colomba ripiena di crema al pistacchio con cioccolato bianco e granella di pistacchio. Finita. Che dire? E quindi niente. Fateci Vi sapere. auguriamo tanta, tanta, tanta buona Pasqua, nel senso che Tantissimo, buona Pasqua. Vabbè, tanti. dai, ci ho provato, su, non parlare. No, io dicevo tanta perché comunque tante cose da Le mangiare, mani, o le metti più avanti che le tante cose riprendo. da mangiare, quindi di conseguenza tanta buona Pasqua. Alla Tanta buona Pasqua anche da parte mia. prossima, ciao! E adesso l'apriamo! Facciamogli fare un giro prima. Sì. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 100, 100. Oh. Speriamo bene! Voilà! Tranquillo. Wow! Che bella! Il Ripiano c'è. ripiano c'è sicuramente. Abbiamo tolto un'ala. Guardate un po' come è soffice. Sì, e ora facciamo a pezzettini e ci toccherà assaggiarla, giusto? Quindi la colomba è fatta. Buona Pasqua a Vi tutti. faccio vedere, guardate, guardate, guardate. E buona Pasqua a Buona tutti, Pasqua. alla prossima ricetta, Ciao. ciao!